Si lavora su più fronti in Casa Avellino. Ieri, presso il comune del capoluogo irpino, si è svolto l'incontro tra l'ingegnere della società Biancoverde, Guglielmo Santaniello, e l'assessore allo sport, Geppino Giacobbe. Al centro del dibattito c'è stata la convenzione del Partenio Lombardi per la prossima stagione sportiva e i lavori effettuati sinora dalla società. Nell'ultimo anno il club si è fatto carico dei lavori di manutenzione dell'impianto, effettuando quanto richiesto dal sistema di licenze nazionali della FIGC. La società ha subito chiarito quanto fatto, definendo i reali esborsi. Al tempo stesso sarebbe da comprendere quanto evidenziato dalla commissione del settore finanze del comune. In quegli uffici gli atti parlano di un debito del club biancoverde pari a 1,1 milioni di euro. In sostanza si evidenzia come l'US Velino fosse morosa dal 2007. Il punto però andrebbe analizzato giuridicamente. Dal 2007 sono cambiate due società e la denominazione è l'unica cosa che è passata di mano in mano ai rispettivi proprietari. Nel lasso di tempo evidenziato al settore finanze si sarebbero alternate diverse società con diverse proprietà ed ognuna avrebbe evidenziato un saldo pari con il comune. L'attuale società, di cui è proprietaria ad Agostino, al massimo può rispondere dell'asse del tempo che va dal 2019, anno di costituzione, ad oggi, ma non precedentemente. Sulla vicenda si dovranno attendere chiarimenti da parte dello stesso comune e dei suoi dirigenti. Intanto la società prosegue il suo lavoro in vista della prossima stagione. Intanto l'assessore Giacobbe fa il punto sulla convenzione da stipulare per l'attuale stagione sportiva. È stato fatto soprattutto perché il 29 bisogna giocare, cioè la prima partita. A parte questo è un primo confronto che abbiamo avuto con la società sportiva per cercare di affrontare poi i temi sia del progresso sia di quello che sarà poi la nuova convenzione. Non c'è una cifra esatta, i progressi ci stanno delle cifre che noi abbiamo riconosciuto perché loro hanno fatto sia la richiesta in tempo e sia sono stati riconosciuti già all'epoca, ma questa è una cosa che poi vedremo con il settore ragioneria. Per quanto invece riguarda la nuova convenzione, noi stiamo cercando di prevedere un pochettino anche il fatto che c'è stato un anno e mezzo di Covid.